L'Aquila parteciperà dal 10 al 16 giugno a Fabriano al 13° meeting delle città creative, Creative Cities UNESCO, una vetrina importante illustrata dal sindaco Pierluigi Biondi e dal presidente della Fondazione Magna Carta, Gaetano Quagliariello. Un gruppo di lavoro eterogeneo sta strutturando la partecipazione della città dell'Aquila ed è formato dalla sovrintendenza con l'architetto Alessandro Vittorini, dall'Ordine degli Architetti con Luca Carosi, Federico Santoro e Giuseppe Cimino, dagli enti accademici rappresentati dal professor Graziosi, coordinati dal dirigente comunale della ricostruzione privata del comune, Evangelisti, che tra l'altro proviene da Fabriano. L'Aquila, unica città europea in questo padiglione, avrà lo spazio centrale nel padiglione Rinasco, assieme a realtà come Kobe, Haiti o Aleppo. Il capoluogo di regione condividerà uno spazio di 30 metri con città che sono state colpite da disastri naturali, ma anche con città colpite da eventi generati dall'uomo, come le guerre ad esempio. Il tema di quest'anno del meeting annuale UNESCO, ha spiegato Quagliariello, è la città ideale nelle sue declinazioni di sostenibilità, antifragilità, resilienza, innovazione, cultura e partecipazione. Organizzato dalla Fondazione Aristide Merloni con la Regione Marche e il Comune di Fabriano, il meeting comprende 180 città creative, con 72 paesi e 5 continenti rappresentati. Allora, questo meeting è un'occasione importante, una vetrina internazionale per la città dell'Aquila, che confronterà la sua esperienza con altre città colpite da calamità. Si va da Kobe a Mosul, da Palmira ad Haiti, e racconteremo come questa città sta rinascendo attraverso 3 filoni principali, che sono quelli dell'identità, quelle della cultura e quella dell'innovazione. Cioè l'Aquila deve rappresentare se stessa come una città moderna ed europea che ha trovato la sua vocazione, e sarà anche l'occasione per dare una narrazione diversa rispetto a quelle che alcuni giornalisti nazionali, evidentemente in malafede, ha dato in occasione del decennale.